Dopo l'annuncio del cronoprogramma di riaperture da parte del Premier Conte, scatta la rivolta del commercio. Da Pozzo un'agenda folle sulla fase 2. Temo proteste sul territorio, allertato il prefetto. Nella nuova fase che ci apprestiamo a vivere, il virus non può essere più il soggetto delle misure previste, lo devono diventare le persone. Il vice governatore Riccardi per la fase di convivenza punta sui tamponi diffusi. Udine non è Bergamo, ci si è consentito di riaprire le attività commerciali. Il sindaco di Udine scrive al Presidente del Consiglio, annuncia importanti misure di sostegno a favore del comparto in città. Altro che fase 2, questa è una fase 1 con un contentino in più, così l'assessore regionale attività produttive Bini, ora in pressing sul governo per ottenere contributi a fondo perduto, solo così si può sostenere l'economia. E ancora incertezza nel mondo del calcio, per mister Giacomini il campionato va concluso per evitare che si crei una spirale sia economica che di giustizia sportiva negativa, se ne parla stasera a Bianconero XXL. A tutti voi ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. In apertura ci sono le reazioni nel mondo del commercio all'annuncio del programma delle riaperture dato ieri sera dal Premier Conte relativamente alla fase 2. Un'agenda folle, così ha commentato il presidente di Confcommercio del Friuli Venezia Giulia, Giovanni Da Pozzo. Un commercio in rivolta, il cronoprogramma e il ritardo con cui si intende far riaprire negozi, pubblici esercizi e professioni del terziario è, secondo Da Pozzo, inaccettabile. Sentiamo. Dico che una conferenza stampa di questo tipo non ce la meritiamo, non ce la meritiamo come imprese in generale, non ce la meritiamo come imprese del commercio e del turismo. Veramente dal 12 marzo migliaia e migliaia di imprese nella nostra regione, ma sono centinaia di migliaia nel nostro paese, sono chiuse per decreto, oramai sono con l'acqua alla gola, ma forse anche si è passato questo limite. Qui c'è una responsabilità politica enorme per chi farà far sì che fra qualche mese molte imprese non potranno più riaprire, molti lavoratori rimarranno a casa e non si può dar la colpa all'aspetto sanitario. Ho voluto anche attenzionare il prefetto che dopo quello che è stato il decreto di ieri sera, l'esasperazione rischia di portare anche a situazioni di tensione, di disagio, di protesta, di manifestazione. Quando l'esasperazione supera il limite, lei capisce che poi anche il disagio da economico diventa disagio sociale. E oggi abbiamo avuto un accordo con i nostri dirigenti provinciali per delle azioni di protesta che chiaramente siano compatibili con quello che stiamo vivendo. E già nel primo pomeriggio di oggi a Tolmezzo una protesta pacifica da parte di ristoratori, esercenti, titolari di bar e artigiani che sono scesi in piazza appunto per protestare contro la decisione comunicata ieri dal governo di riaprire queste attività dal 1° giugno prossimo. Il sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo, ha ascoltato le loro ragioni, un flash mob che è stato spontaneo, le persone che avevano preso parte hanno rispettato le distanze di sicurezza e indossato i presidi di protezione individuale. Non si sono verificati problemi di ordine pubblico, la protesta ha richiesto comunque la presenza in piazza delle forze dell'ordine. Tra le reazioni c'è anche quella dell'assessore alle attività produttive Bini sulla fase 2, altro che fase 2, dice: questa è una fase 1 con un contentino in più, così appunto Bini che chiede contributi a fondo perduto, solamente così si può sostenere l'economia. Ci troviamo ancora in una fase 1 che semplicemente all'interno ha un contentino in più per, ma insomma non è tanto l'assessore regionale alle attività produttive che si lamenta. Io oggi, non vi nascondo, ho ricevuto decine di telefonate, di messaggi da parte delle categorie che sono imbufalite. La parola corretta da usarsi è imbufalite. Qua bisogna capire il momento storico drammatico per l'economia
della nostra regione e del nostro paese. Il fatto di aprire, di prorogare gran parte delle attività, mi riferisco ai bar, mi riferisco ai ristoranti, mi riferisco ai servizi alla persona, al primo giugno, ragazzi, qua in un mese e qualche giorno rischiamo davvero una moria di imprese, di quello che è il tessuto produttivo della nostra regione. Noi ci aspettiamo dei fondi perduti. Con la strada dei contributi a fondo perduto è una strada percorribile? Questo è quello che io ho chiesto ed è quello che il presidente Fedriga in primis ha chiesto di portare avanti. È il metodo più semplice, più facile, basteranno delle semplici autocertificazioni e soprattutto daremo ristoro immediato le attività economiche della nostra regione. E anche gli artigiani friulani non sono d'accordo con il cronoprogramma che è stato illustrato, chiedono al governo di riguardare le disposizioni e inserire in una task force persone che possono conoscere il lavoro artigiano. Stanno destando preoccupazioni e malumori nel mondo artigiano friulano le dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte sull'avvio della fase 2. Gli uffici di Confartigianato di Udine continuano a ricevere telefonate da parte di imprenditori che non possono ancora riaprire le proprie attività. A tal proposito, il presidente Graziano Tilatti esprime sconcerto per come viene gestita a livello nazionale questa fase dell'emergenza da Covid-19. Non è possibile, afferma Tilatti, non dare la possibilità di lavorare a chi vuole darsi da fare per dare supporto alla famiglia e al paese. Noi crediamo che tenendo conto del dato sanitario si sarebbe potuto preparare una lista in modo diverso, perché io credo che qui è una lista di aperture in modo diverso, perché crediamo che quelle comitati, quelle persone che oggi delegate, credo che non conoscano come si lavora in un piccolo laboratorio artigiano, non conoscano come si lavora nell'artigianato di servizio alla persona, dell'artigianato in cui si va a fare manutenzione all'interno delle famiglie, in cui si va a fare manutenzione a sostegno in collaborazione con le altre aziende nella subfornitura. E allora noi chiediamo al governo di riguardare le disposizioni e di inserire in un'unica task force anche persone che sappiano come si lavora. Per il prolungamento dei tempi di apertura, per la scarsa sensibilità dimostrata nei confronti delle piccole imprese, della sottovalutazione che questo effetto prolungato di chiusura può creare non solo agli effetti economici ma anche agli effetti della psicologia delle persone e della sicurezza e coesione sociale. E anche le 3.270 attività che nella nostra regione operano nei settori dell'estetica e del benessere chiedono di poter aprire prima di giugno. Slitta al primo giugno la fine del lockdown per le attività legate all'estetica e al benessere. Un altro mese di chiusura è economicamente insostenibile per il settore, che conta 3.270 imprese attive in Friuli Venezia Giulia, delle quali 1.984 acconciatori e dà lavoro a 5.897 addetti, di cui 2.413 dipendenti. Abbiamo avuto pazienza due mesi. Con tanta pazienza dovremo sopportare ancora un mese di chiusura, con tante incertezze, con tanto fumo negli occhi. Chiediamo degli aiuti almeno per 5 anni di sgravi fiscali per il settore benessere, in grave difficoltà, e vi garantisco che fra un po' tante imprese chiuderanno. Non abbiamo più pazienza, credetemi, la situazione è molto molto grave. Facciamo un appello al nostro governatore Fedriga che ci dia un sostegno per la riapertura al più presto possibile. A supporto della richiesta, Confartigianato Imprese di Udine ha promosso insieme alle altre associazioni provinciali una petizione indirizzata al presidente Fedriga perché decida di far ripartire prima del termine fissato dal governo le imprese del comparto benessere.
Intanto le imprese di costruzioni si stanno organizzando per aprire in sicurezza i cantieri a partire dalla prossima settimana. Manca ancora risolvere la questione legata all'attribuzione di responsabilità nel caso in cui un lavoratore sia contagiato da Covid-19. Dopo oltre un mese e mezzo di lockdown, dalla prossima settimana i cantieri saranno tutti aperti, ma già in questi giorni è possibile entrarvi per svolgere l'attività di preparazione. In questo mese sono stati messi a punto dei protocolli per la sicurezza che hanno ridefinito alcune modalità organizzative. Dobbiamo ricambiare un po' la logistica, l'organizzazione delle squadre nel cantiere e tutta una serie di provvedimenti che insieme con i sindacati, le associazioni, attraverso anche gli enti bilaterali, hanno messo a punto. In verità, nelle ultime 2 o 3 settimane, alcuni cantieri relativi ad opere pubbliche, e in particolare quelli che attengono alle costruzioni idrauliche piuttosto che alle strade, erano in verità ripartiti e quindi molte delle nostre imprese, seppur a ranghi ridotti, comunque aveva ricominciato la sua attività. Diciamo che dalla prossima settimana tutto riparte, ma non riparte come era prima, questo sicuramente no. E nuovi mondi ci aspettano, nuove modalità lavorative, con uno sforzo da parte di tutti noi, imprese e lavoratori, a capire come in questo nuovo scenario bisogna lavorare. Un nodo ancora da sciogliere per il quale manca una normativa è l'eventualità che un dipendente risulti positivo e che la responsabilità ricada sul datore di lavoro. Attualmente tale situazione viene paragonata e assimilata a un infortunio sul lavoro. E questo è un grande problema per le imprese, perché voi capite bene che la positività può essere presa appunto sia durante l'ora di lavoro che al di fuori, e quindi riteniamo come imprenditori che non sia accettabile che ci venga addossato questo tipo di possibile responsabilità. E si registrano purtroppo altri 2 decessi a Paluzza tra gli ultimi casi rilevati positivi al Covid-19. Sabato sera è mancata una donna di 92 anni di Tolmezzo, accolta in casa di riposo dagli inizi del 2017. Dopo i primi 2 tamponi negativi, al terzo, il 17 aprile, era risultata positiva. Le condizioni generali prima del contagio presentavano un quadro già compromesso da problemi cardiaci e a seguito ci sono state complicazioni respiratorie che hanno comportato appunto la scomparsa. L'altro deceduto è un uomo di Paluzza di 86 anni, da meno di un anno in casa di riposo, solo venerdì scorso, risultato positivo dopo le 3 negatività registrate in precedenza in un quadro clinico che non destava preoccupazioni. Il tampone è stato effettuato a seguito del peggioramento delle condizioni respiratorie rilevate da prima dall'equipe medica che hanno determinato un rapido declino complessivo. Alla famiglia tenute informate fine giorni scorsi sono arrivate le condoglianze da parte di tutta la struttura. E i casi accertati positivi al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono ad oggi 2.977, con un incremento di 60 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.288, mentre i clinicamente guariti, persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone, sono 160. 7 decessi in più rispetto a ieri, 271 il totale. Lo ha comunicato il vice governatore Riccardi dalla sede operativa di Palmanova. 13 pazienti attualmente in terapia intensiva e ricoverati in altri reparti sono 130, 1.115 le persone in isolamento domiciliare. Il virus non deve più essere il soggetto delle misure del futuro, ma lo devono diventare le persone. Questo ha detto il vice governatore Riccardi, sottolineando come l'unica via per convivere con il virus sia implementare l'utilizzo dei tamponi. In attesa che la scienza ci consenta di avere qualche garanzia in più rispetto a strumenti che ci consentano di contrastare dal punto di vista scientifico il virus, arrivando anche ad un vaccino o a un farmaco che riesca in modo a contrastarlo, io credo che il problema è che noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee di convivere con questo virus. Io vedo molte prese di posizione, molte regole che hanno a che fare, secondo me, prendo nel virus il soggetto. Secondo me il virus non può essere il soggetto devono essere le persone, e di conseguenza noi dobbiamo modulare rispetto al ritorno alla vita normale delle persone quali sono le misure
precauzionali e di protezione che possiamo mettere in campo, le migliori possibili, per consentire gradualmente alle persone a tornare a una vita normale. Ed è evidente che facendo ritornare le persone ad una vita normale il contagio si può alzare. Va organizzata una macchina che ad oggi è riuscita a contenere in modo importante anche la puntualità della verifica dello stato di salute delle persone, ma ovviamente deve essere implementata. Guardi, noi abbiamo tamponato il 3% delle persone, il Veneto ha tamponato qualcosa meno del 4%, quindi è chiaro che bisogna intensificare questo tipo di attività, fermo restando che questa non è la garanzia. Udine non è Bergamo. Il sindaco di Udine Fontanini scrive al premier Conte sottolineando la necessità suo che nelle realtà virtuose come il capoluogo friulano si possa riaprire prima le attività commerciali. A Telefriuli ha parlato anche di provvedimenti che il comune sta predisponendo a sostegno di chi ha dovuto chiudere l'attività a causa dell'emergenza. Ecco, lei ha scritto: mantenere ferma la data del 1° giugno per la riapertura di bar, ristoranti e parrucchieri significa condannare a morte un intero comparto. Voi potete solo immaginare 3 mesi di inattività per chi vive di attività come il bar, il ristorante, significa veramente entrare in una situazione di difficile sostenibilità sotto l'aspetto economico. In una realtà come Udine, in cui abbiamo avuto per fortuna solo 2 decessi, 23 persone che devono stare a casa perché hanno contratto il coronavirus, dispiace, ripeto, che il governo abbia deciso che Udine deve comportarsi come Bergamo. Ma noi faremo tutta una serie di misure economiche per aiutare chi in questo periodo ha dovuto chiudere le proprie attività, iniziando dai rifiuti, la Tari, la tassa sui rifiuti. Abbiamo già deciso di posticipare tutti i pagamenti alla fine di settembre, ma siamo intenzionati a fare degli sconti molto forti. Ad esempio 3 mesi, per chi è rimasto chiuso per 3 mesi non pagherà assolutamente questa tassa. Stiamo predisponendo nuovi spazi all'aperto per i bar e i ristoranti per creare ulteriori superfici affinché possano gestire con le nuove regole la loro attività. Abbiamo anche previsto poi degli aiuti per quanto riguarda gli affitti. Vorremmo dare anche noi un contributo, l'ha dato il governo centrale, l'ha dato la regione, anche noi vorremmo aggiungerci con un 20% per abbattere il costo degli affitti. E un'ordinanza di Fontanini ha disposto domani la riapertura dei cimiteri cittadini. La fruizione degli spazi interni al Camposanto dovrà avvenire rispettando le regole di distanziamento sociale, divieto di assembramenti, utilizzo di mascherine o comunque protezioni a copertura di naso e bocca. Al Comune erano arrivate molte richieste in tal senso da parte dei cittadini. Le nuove disposizioni governative, ma anche l'andamento dei contagi nella nostra regione, ha portato appunto all'ordinanza del sindaco. E a Pordenone il primo cittadino ha spiegato quali saranno le misure adottate dal Comune nella prossima settimana. Via libera agli alimentari nei mercati e riapertura dei parchi cittadini. Dopo l'allentamento da parte del governo delle regole contro il coronavirus, il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, ha chiarito come queste misure saranno applicate nel territorio comunale, a partire dagli spostamenti dell'attività motoria che dal 4 maggio sarà consentita anche nei parchi cittadini. I parchi restano chiusi, il 4 maggio verranno riaperti, ma attenzione, che la disposizione è chiara. I parchi non saranno luoghi di stazionamento, saranno luoghi di transito, cioè potrete passarci per fare la vostra attività fisica, la vostra passeggiata, per prendere una boccata d'aria, ma non per prendere il sole, leggere un libro, mangiare un panino. La prossima settimana ripartiranno anche i mercati, a partire da quello in centro. Riaprirà il mercato cittadino il 6 maggio, mercoledì, solo esclusivamente per le attività alimentari affini, frutta e verdura per esempio. Il giorno dopo, giovedì, riaprirà il mercato di Torre, sempre solo alimentari, il giorno dopo quello del Sacro Cuore e anche quello di Villanova. Dal 4 maggio via libera anche la visita ai congiunti. Non saranno per il momento riaperti i cimiteri, ma sarà consentita la partecipazione alle cerimonie funebri con alcune limitazioni. Dal 4 maggio si potrà andare a trovare anche i propri congiunti. È scritto chiaramente, non significa cene, feste, party, significa andare a trovare i propri congiunti rispettando sempre le norme di sicurezza. Inoltre le cerimonie funebri si potranno fare con al massimo 15 familiari.
Incontro e videoconferenza oggi tra l'assessore regionale Roberti e le organizzazioni sindacali dei Vigili del Fuoco. Le richieste dei pompieri sono quelle di adeguare le distanze di sicurezza a 2 metri e di poter disporre di mascherine in tutti i comandi e distaccamenti della regione. Chiesti anche i tamponi per tutto il personale. Abbiamo appena finito un incontro con l'assessore Roberti. In questo incontro abbiamo consegnato all'assessore un documento nel quale chiediamo le mascherine in ogni comando dei Vigili del Fuoco da utilizzare H24, che venga mantenuta e aggiornata la distanza di 2 metri e non come le vecchie direttive di 1, che vengano effettuati i tamponi ai soggetti infetti come da linee guida, e una mappatura appena possibile di tutto il comparto con i test sierologici appena saranno disponibili, ed infine la concessione della circolazione, della libera circolazione da parte di tutti gli appartenenti alle forze di sicurezza e di difesa civile. L'assessore Roberti ha accolto tutte le nostre richieste e ci ha garantito a breve un incontro con il prefetto per riuscire a trovare la maniera di ricevere tutte le nostre richieste. Questa mattina è stato firmato un protocollo senza precedenti tra il Comune di Monfalcone, Fincantieri, l'Ufficio Scolastico Regionale e l'ISIS Pertini. Nell'Istituto Monfalconese da settembre sarà avviato un percorso triennale, sperimentale, declinato sulle esigenze della navalmeccanica, che culminerà con l'assunzione in Fincantieri. Questa convenzione mette insieme un ragionamento che vuole il territorio, il futuro dei nostri giovani vicino a una grande azienda che è Fincantieri, e che in una simbiosi di intenti consentirà appunto ai ragazzi, ai giovani meritevoli, a coloro che hanno voglia di impegnarsi, di frequentare all'interno della scuola Pertini come dire, un percorso per avvicinarsi in maniera importante all'azienda, e poi alla fine del percorso per questi giovani ci sarà il riconoscimento della possibilità di lavorare all'interno dell'azienda. È un punto essenziale per lo stabilimento di Monfalcone, ma in generale per quella simbiosi di cui si accennava poc'anzi, che deve esistere tra territorio, azienda, e all'interno della quale il mondo della scuola è sicuramente una parte essenziale per quanto ci concerne. Comincia adesso un percorso triennale. Abbiamo 2 classi terze nel percorso di assistenza e manutenzione. Saranno selezionati in queste 2 classi i ragazzi più meritevoli, anche con l'aiuto della selezione personale di Fincantieri, affinché comincino un inserimento nel mondo lavorativo. In sostanza, alla conclusione del percorso di studi con il diploma di istruzione professionale, questi ragazzi avranno anche attestazioni di competenze acquisite, che sono proprio quelle specificamente richieste dalle imprese. Quindi un tassello molto importante, anche un modello da riproporre nelle altre realtà che hanno una vocazione produttiva molto forte, un forte legame col territorio. La cronaca con una tragedia nel pomeriggio di oggi a Vigonovo di Fontanafreda, dove un uomo del posto ha perso la vita mentre stava bruciando delle sterpaglie su un fondo di sorpietà. Si tratta di un pensionato di 76 anni, stroncato con probabilità da un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza, i vigili del fuoco con una squadra e i carabinieri della compagnia di Sacile. Inutile purtroppo i soccorsi. I carabinieri per la tutela della salute hanno esteso la vigilanza online mirata all'emergenza coronavirus. Hanno individuato diversi siti web e inserzioni che promuovono la vendita di farmaci vietati o spacciati con proprietà anti-Covid. In collaborazione con il Ministero della Salute hanno quindi oscurato 4 siti web collocati su server esteri e con riferimenti fittizi. È qui che venivano fatte pubblicità e offerte di vendita anche in lingua italiana di medicinali sottoposti a particolari restrizioni all'utilizzo clinico. L'attività investigativa condotta dal NAS ha consentito di raccogliere elementi di responsabilità nei confronti delle 4 piattaforme online.
Gli agenti della Polizia di Stato di Udine hanno arrestato ieri sera un cittadino kosovaro per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Poco prima delle 19 l'equipaggio di una volante ha notato un giovane a dare calci contro il muro della questura. Interrogato sui motivi di questo comportamento ha iniziato a inveire e insultare gli agenti dando in escandescenza cercando lo scontro fisico. I poliziotti lo hanno bloccato non prima che però questi spaccasse una piastrella del muro dell'edificio e inveisse contro alcuni passanti. È stato arrestato in questa mattina in occasione dell'udienza di convalida. In videoconferenza è stato convalidato l'arresto e fissata la nuova data per l'udienza. È stato munito di decreto di espulsione a seguito del rifiuto della richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno. Un incidente stradale questa mattina vicino al Ponte Rubbia sulla provinciale a Savogna di Isonzo. Per cause da accertare, la conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo che è finito gomme all'aria. Ferita una donna di 50 anni portata in ospedale con l'ambulanza. E siamo allo sport, che si interroga sulla possibilità di una ripresa del campionato. L'unica notizia certa è che dal 18 maggio si potranno riprendere gli allenamenti di gruppo. Sentiamo cosa abbiamo sentito, che cosa ne pensa mister Massimo Giacomini. E proporremo l'intervista questa sera a Bianconero XXL. Per lui il campionato va concluso, così ci ha detto nell'intervista, compatibilmente con quella che sarà la situazione sanitaria, ma sulla scia dell'esperienza positiva che ci arriva da altri paesi. Nel corso della puntata di questa sera sentiremo anche una lunga intervista al presidente dell'Alleanza dei Dilettanti Friuli Venezia Giulia, Hermes Canciani, anche ragionamenti sulla Serie C con anche qualche bel aneddoto con Mauro Milanese per la Triestina. Questa sera dalle 21 l'appuntamento con Bianconero XXL. Dopo la fine del nostro telegiornale l'appuntamento con la Santa Messa in diretta dalla Basilica delle Grazie di Udine, officiata dall'Arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato. È tutto, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.